È entrata dalle fogne la banda di rapinatori che alle 8 di martedì 3 novembre 2020 ha tentato di svaligiare la filiale della banca Crédit Agricole di Piazza Ascoli a Milano. Dalle prime ricostruzioni della polizia sembra che un primo gruppo di banditi, probabilmente nel fine settimana, abbia scavato un buco in una parete del condominio a fianco alla banca, mentre altri contemporaneamente sono entrati dall'ingresso principale poco prima dell'apertura. Avrebbero quindi sorpreso il direttore e due impiegati minacciandoli con le armi, ma non sarebbero riusciti a svuotare la cassa forte perché l'apertura è temporizzata, fuggendo dallo stesso buco solo con il contenuto di alcune cassette di sicurezza, senza prendere ostaggi. Immediatamente è scattato l'allarme e la polizia ha messo in sicurezza la zona tra l'incredulità dei cittadini. Non credevamo di una gravità del genere, perché adesso mano a mano le notizie si vengono a sapere che sono passati dalle fogne, cioè una cosa allucinante. Però non ci siamo accorti. Abbiamo visto il direttore, oltretutto la nostra banca che è stato colpito in testa. Cioè, veramente una cosa che ha purtroppo dell'irreale, ma invece capitano quasi tutti i giorni. È già successo lì quando era a Caripro, quella banca lì, e in una banca di Piazza Risorgimento che non mi ricordo più che banca fosse. Questa è la terza, evidentemente. I sanitari del 118 hanno soccorso sul posto il direttore, ferito con il calcio di una pistola, e un'altra dipendente. La polizia ha visionato le immagini del circuito di videosorveglianza della banca e delle telecamere della zona per cercare di dare un volto ai rapinatori e individuarli il prima possibile.